Tragedia sfiorata questa mattina a Taranto nei giardinetti di Piazza Costa, nelle immediate vicinanze di Piazza Messapia. Un grosso, immenso pino si è abbattuto, completamente sradicato. Per fortuna non ci sono stati morti e feriti. Il pino si è abbattuto su alcune auto, danneggiando le stesse, ma grazie a Dio, ripeto, non c'è stata una tragedia. È un fatto gravissimo perché parliamo di un'area assolutamente trafficatissima. Immaginate cosa poteva accadere, considerando le tante persone, gli anziani soprattutto, che passano da quelle parti proprio per fare la spesa, per svolgere le loro funzioni. Questo denota, sottolinea per l'ennesima volta l'assoluta incapacità amministrativa dell'amministrazione Menucci. Non sono in grado di fare, di assicurare neppure l'ordinaria manutenzione. Qui non è un caso isolato, perché questo in pochi mesi è il quarto caso di albero che si sradica completamente e crolla. È successo in via Cagliari, è successo in via Cesare Battisti, è successo in piazza Medaglie d'Oro. È una situazione continua che si ripete e ci fa capire come Menucci sa soltanto tagliare nastri. Menucci, Manzulli, la sua giunta, Ciraci, Mattia Giorno sanno soltanto raccontare favole, chiacchiere, perché poi la realtà è questa. È quella realtà rispetto alla quale ci interfacciamo e ci impattiamo ogni giorno. Cosa ci vede? Non possono venirci a dire che è stata una disgrazia. Non è stato un evento fortuito, non è stato uno tsunami, è stato un crollo derivante dai mancati controlli. Perché gli alberi, lo stato degli alberi, non vengono assolutamente mantenuti. Abbiamo sottolineato col collega consigliere Battista l'altro giorno gli alberi non potati in piazza Pio XII, ma questa è un'altra storia. Ma vi rendete conto da chi siamo amministrati e vi rendete conto dei danni che questa gente produce al territorio per la propria incapacità? Gente che non sa amministrare, gente che non sa garantire l'ordinaria manutenzione e gente che con questi comportamenti omissivi poteva cagionare tragedie, poteva cagionare morti. Quindi è inutile che ora si vogliono trovare a arrampicarsi sugli specchi, ma vi rendete conto di quello che stava accadendo, cari amici, cari concittadini? E questi vengono a parlare di rinascita, stiamo seminando la rinascita, questi stanno seminando la rinascita con gli alberi che crollano, con la gente che rischia la vita, incapaci, dimettetevi, sparite da Taranto, siete una disgrazia per la città di Taranto.